Ciao ragazzi, mi chiamo Talita e questa è la mia prima recensione in italiano. Recensione, io ho scelto di parlare della Regina Rossa. Questo libro che qui in Brasile è veramente, sono tutti impazziti perché volevano proprio leggere. Racconta la storia della Mare Borough. Sono una società delle persone che sono d'argento e le persone che sono rossi, con le sangue argento e il sangue rosso. E tutte le persone che hanno il sangue rosso sono le persone più povere, sono gli schiavi, sono persone che non hanno lavoro, un bello lavoro, sono le persone che fanno solo l'apprendista e le persone che sono che hanno il sangue d'argento sono le persone più ricche o persone della sono i re, le regine. E le principesse, così via, e anche queste persone hanno il potere. Tan tan tan. Anche in questo mondo, ogni persona rossa che compie i 18 anni e non hai un lavoro deve andare per la guerra. La Mare ha già due fratelli che sono già nella guerra e una sorella che ha un lavoro, solo lei che manca trovare qualcosa da lavorare, però lei non ci riesce e per questo vive rubando le persone per riuscire ad avere qualcosa. Ci sono anche i personaggi dei libri, non solo la Mare, che non sono neanche sviluppati per niente. C'è il suo amico che io non riesco a cosa serve questo personaggio fino adesso. Non so perché lui è venuto. C'è due principi. Due principi. C'è il principe Malvin e c'è il principe Cole che sono un po' più sviluppati. C'è la regina che non so se lei era per essere in questo modo, però è anche è un po' strano perché lei è un personaggio importante, però nessuno parla di lei in nessuna recensione che ho mai sentito. Non si sa mai con chi la Mare vuoi stare perché non so, c'è se lei ha un triangolo amoroso o forse ha un. Proprio all'inizio sembra che lei ha un romanzo, però dopo questa idea è dimenticata perché non si vede mai più niente di questo. La storia non è costrutta. Ebbene, così non si riesce a sapere dov'è che sta e dov'è la storia adesso, cos'è che si fa in questo mondo, sai, è un po' perso le storie. C'è un momento nella storia che tutti scoprono che la Mare, una rossa, ha anche i poteri. E per questo lei è un po' diversa dagli altri rossi e loro pensano, perché mai non usarla? E la storia non sviluppa mai, sai? Cioè, non si riesce a capire cosa succede, le cose sono un po' perse e anche ci sono, anche in questo libro, c'è una roba che mi è dispiaciuto abbastanza, che sono le referenze. Perché sembra che l'autrice stava leggendo Hunger Games e ha pensato. Sai che questa ragazza, questa la principale, è bella? Mi prendo un po'. Ma dai, che questo contesto di selezione,
anche per il mio libro. Faccio per avere romanzo. Due fratelli. Forse mi serve anche questo. Cioè, ogni volta che leggevo, mi sembrava che leggevo un altro libro. E questo mi ha disturbato abbastanza. Il libro c'è proprio un modo di leggere facile, è un libro di leggere velocemente e la mia aspettativa era altissima e non sono riusciti a... Ma cosa c'è? Cosa c'è? Fai un ciao. Ciao! Ciao! Hola! Oi! Questo l'ho lasciato 3 stelle su Goodreads. Non so, non è un libro bello, veramente. No. Bene, questo non mi è piaciuto questo libro, però come libro per divertirsi. Se non pensi, va bene, e se non hai mai letto nessuno di questi libri che io ho fatto vedere, anche così va bene, e basta che non ha le referenze o non se ne frega che gli piacerà, e boh. Va bene, questa è la mia recensione, ovviamente, come sempre, chiedo le scuse per l'italiano, però dai, ce la farò un giorno, parlerò ancora un po' meglio. E così via. Se vi interessa questo tipo di video, fammi sapere. E se no, boh, non lo farò mai, non lo farò più. E se le è piaciuto, invece, mi lasci il like e iscriviti sul canale, che qui è un canale del mio blog che è in portoghese, però li lascerò sempre una volta a settimana. Un video in italiano con le recensioni dei libri che leggo e anche le altre indicazioni delle altre letture e anche gli altri libri o i bookie haul e tutte quante le cose del booktubers eccetera. E ci vediamo allora la prossima settimana. Un bacio e ciao ciao!